Questore di Perugia, Giuseppe Bisogno, lei è esordito parlando di sicurezza e di lavorare sulle paure delle persone. Ci spiega questo concetto? Sì, beh, a volte in queste occasioni si rischia di essere scontati, se non addirittura banali. Però qualcosa evidentemente bisogna dirla e ho cercato di dire quello che veramente ho in testa e che è quello che ci ripete tante volte il capo della polizia, il direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Gabrielli. È un momento storico questo per il nostro paese e durante il quale è importante soprattutto trasmettere tranquillità. Quindi bisogna assolutamente, quotidianamente dare garanzie di sicurezza al cittadino, quindi effettivamente fare in modo che si riduca il divario tra la sicurezza reale e la sicurezza percepita. Io ho incontrato il prefetto, ho incontrato già il sindaco, il presidente della giunta regionale e poi le prossime, diciamo, già da oggi pomeriggio incontrerò altre figure istituzionali. È una questione soltanto di organizzazione dell'agenda e evidentemente anche in sintonia con quelli che sono gli impegni degli altri. L'Umbria è terra di grandi avvenimenti, grandi eventi come Umbria Jazz, Euro Chocolate. Lei come si rapporta con la circolare Gabrielli per la gestione di questi grandi eventi? No, ma guardi, intanto la prima cosa che un questore deve fare è ascoltare tutte quante i pareri, anche diciamo tener conto delle esigenze delle varie componenti. Poi c'è un tavolo importante che è quello del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dove si prova quindi a fare sintesi. E poi c'è da dire che le direttive sono importanti e significative nella misura in cui vengono adeguate alle diverse realtà, altrimenti non ci sarebbe bisogno di autorità provinciali, si potrebbe fare tutto da Roma. L'importante è comunque saperle interpretare ed adeguare alle diverse situazioni e alle diverse realtà. Perugia.